Benvenuti nel mio canale anche oggi per un videovlog che è dedicato ai grandi vincitori del disco per l'estate. Questa è la serie un po' spin-off, no? Che praticamente sto realizzando in concomitanza proprio con la serie principe di cui parlo quest'estate, che è quella dedicata al disco per l'estate, la storia del disco per l'estate. E siccome siamo arrivati a raccontare la storia del 94, che ho pubblicato appunto da poco, volevo raccontarvi anche la storia, come ho fatto per tutte le edizioni, di colui che questa manifestazione la vince. E in questo caso a vincere il disco per l'estate del 94 è l'artista Nicky. Quindi oggi vi racconto la sua storia, quindi buona visione e benvenuti sul mio canale. Nicky, pseudonimo di Fabrizio Lavoro, è nato a Foggia il 7 luglio del 71 ed è un cantautore, un chitarrista e un conduttore radiofonico italiano. Allora, lui è nato a Foggia e a 5 anni si trasferisce con la famiglia a Milano. La carriera artistica inizia nel marzo del 90 e inizia a DJ Television e a Radio DJ, dove lavora ancora. E salvo brevi parentesi in cui ha tradito la Radio DJ con Radio Capital, ma è durata poco. Nicky, che significa diario in lingua giapponese, è anche il nome di un movimento letterario nipponico. Nel 94 pubblica un album, si chiama Rock Normale, partecipa al Festival Bar e vince anche il concorso di un disco per l'estate con una canzone scritta da Mauro Repetto e Max Pezzali, perciò dagli 883, che era L'ultimo bicchiere, che fra l'altro lui la canta da solo al disco per l'estate, ma poi nell'album la canterà in coppia proprio con Max Pezzali. Nel 96 collabora all'album di artisti vari Cecchetto Compilation con due brani inediti, uno è Prima o Poi e l'altro si intitola Gira. Nel 97 collabora con Jovanotti, suona la chitarra a Jovanotti prima di tutti i suoi concerti e poi chiaramente la continua a suonare anche dopo, perché era fra i musicisti turnisti di Jovanotti, perciò. Quello stesso anno conduce anche alcuni programmi importanti come The Net, Il Chiosco, Ciuffolato, Tropical Pizza, e tutti questi programmi erano su Radio DJ. Nel 2006 collabora attivamente al progetto The Rezzo Phonic, che sarebbe una sorta di collettivo di musicisti, no? È un progetto di musicisti collettivo che ne fanno parte artisti grandiosi tipo Caparezza ad esempio, oppure Pau di Negrita, Cristina Scabbia. Comunque questo progetto con finalità esclusivamente tipo benefico e umanitario, in particolare nei paesi del terzo mondo. Il 10 maggio del 2019 pubblica un singolo che si chiama Bicicletta Intergalattica, e quindi lo pubblica il 10 maggio. Il 31 di ottobre, autoprodotto, uscirà anche un album che si chiama La Superluna, che racchiude anche Bicicletta Intergalattica, e esce il 31 ottobre 2019 ed è una sorta di ritorno alla musica cantata e suonata da se stesso, ecco, di Nicky. Dal 1 di giugno del 20 conduce insieme a Federico Russo un programma che si chiama Summer Camp su Radio DJ. Il 7 di settembre del 20 il programma viene anche confermato per la nuova stagione di Radio DJ e sostituisce nella stessa fascia oraria lo storico programma che era Tropical Pizza. Compare in molti video Nicky, fra i più importanti è Small Town Boy dei The Fire, nel video Le gite fuori porta degli Amari e anche nel video di Roll With It di Blue Beaters, e anche in un altro video degli 8 Ohm che si intitola Vedere la vita che va. Come solista ha realizzato due album nel 94 e nel 2019, i singoli che ha realizzato sono 5 fra il 92 e il 2019, e poi ha realizzato con i Rezzo Phonic, questo appunto progetto che racchiude tanti artisti, tre album fra il 2006 e il 2014, e poi l'apparizione, come ho già detto, nell'album di Cecchetto Compilation, che racchiudeva artisti vari molto giovani, e lui è lì presente con due singoli. Questa è la storia di Nicky, il vincitore del disco per l'estate del 1994. E anche oggi quindi ci siamo raccontati la storia di un vincitore del disco per l'estate del 94. Il vincitore in questione è Nicky, tuttora in attività
fra l'altro non soltanto come artista sui dischi, no? Come musicista, come cantante, ma più che altro la sua attività continua veramente tutti i giorni su Radio DJ, perciò se volete andare a sentire Nicky è sempre lì ogni giorno. Io ho dedicato appunto questa scheda per onorare il fatto che ha vinto nel 94 il disco per l'estate, quindi se appunto vi piace anche questo modo di fare vlog, vi ricordo che nel mio canale c'è un'intera playlist che parla di storie di artisti e di musicisti, si chiama proprio così la playlist in questione, se vi piace andate a vedere, ci sono tantissime storie di cantanti e di musicisti. E visto che questo video fa parte invece di uno spin-off di serie, che è quello del disco per l'estate, perché sto raccontando la storia del disco per l'estate quest'estate, se vi piace appunto questa storia, siete curiosi, andate a vedere la playlist dedicata dove vi racconto tutta la storia del disco per l'estate dal 64 al 2003. Se vi fa piacere anche a me se vi iscrivete al canale, io vi aspetto la prossima volta. Ciao Dale! Da